questi due temi. Portava l'acqua dal Villoresi al Naviglio Grande, che era un progetto già sedimentato presso gli enti, anche se con un tracciato diverso, perché il Naviglio Grande in Darsena arriva con troppa poca acqua e non lo si può caricare di più a monte. Poi dopo una volta vi spiegherò cos'è, ma ve lo spiegano gli idraulici, che è meglio. Quindi queste due finalità hanno guidato. Diverso. Detto questo, che Expo voglia passare a destra a sinistra, Expo ha la necessità a questo punto, fra le opere incaricate, di realizzare la via d'acqua, ma non è che si scaponisce. E i progettisti, dalla fattibilità al preliminare, hanno fatto delle verifiche che erano più puntuali, tratto per tratto, con le criticità, con un'opportunità che si è aperta, va detto, che prima non c'era, dell'accordo che si è trovato per riuscire a trovare a passare lungo il deviatore, perché all'inizio ce l'avevano negata. Mi scusi, una cosa. Questa possibilità, quindi non si sarebbe potuti passare in quel canale. Scusi, visto che siamo arrivati al punto cruciale, una domanda. Per cui non è che Expo si impugna. Per semplificare bene la spiegazione, così ce l'abbiamo fatta arrivare quasi alla fine della spiegazione. E io ho qui un tracciato, no? Questo qui è il lavoro che ci ha dato Italiano. Ora io questi ultimi minuti vi propongo un esperimento, visto che è diventato un gruppo di studio in attesa poi delle rispettive posizioni. Io vi chiedo una cosa: qual è? Pigliamo questi tracciati, qui c'è il percorso alternativo di Italia Nostra, qui c'è il vostro, c'è esempio Parco di Trenno. Abbiamo detto all'inizio, poi così almeno facciamo un ripasso. Per quale motivo tecnico, per quali motivi tecnici, voi ritenete impossibile entrare da questa parte col percorso alternativo Italia Nostra? Proprietà? Sì. Qui il tracciato è bassissimo e quindi vuol dire fare uno sbrego profondo 5 metri. Fa una cosa che non è come il deviatore Olona, ma ci si avvicina. Che cosa vuol dire proprietà? Che cosa vuol dire proprietà? L'area è un privato. Ascolta Bellizzoni. Silenzio, ascoltate Bellizzoni, che è la vera autorità. Ma no, ma chi è questa? Nel documento che noi vi mandiamo sul percorso, noi vi diciamo sempre che il canale deve essere ripensato con una sobrietà diversa, perché questo canale è un canale con quelle lunghe sponde inerbite che sembrano, insomma, è esattamente, non è assolutamente la tipologia dei nostri canali sul territorio dei nostri contadini. Quindi la sobrietà va anche lì, non ci immaginiamo un canale a cielo aperto lì con delle sponde che arrivano largo 8-12 metri, no. Si fa il buco, si mette giù una scatola. Perché questa è la proposta. In trincea non è mica vero che c'è un buco da fermare, no? E si copre. Due metri per due, no? Si mette una griglia se si ritiene di mantenere la larghezza 2 metri. Queste sono scelte poi di progetto. Fatemi dire con assoluta tranquillità che la soluzione con le griglie, sapete che c'era nel progetto preliminare, è stata abbandonata perché era una brutta soluzione dal punto di vista tecnico. Perché? Perché ho preso da voi. Perché è una pessima soluzione, cioè ambientalmente veramente una porcheria. Ma per noi è rilevante terminarlo perché lì non attraversa i percorsi. Ma noi non possiamo, non possiamo ogni volta che la situazione ci dà un po' di disturbo però, dire l'ottomia, no, partiamo da Rò e finiamo al Naviglio. Avremmo risolto con la fascia di 12 metri, bisogna rompere il territorio con una fascia da 12 metri. Per portarsi sul tracciato dei facoltà di architettura, mica noi non era da mettere in rilievo. Può essere una soluzione interessante che io condivido. Peccato che l'altra metà di questa assemblea abbia detto che 300 metri prima bisogna tombinare tutto il parco Pertini, perché resta la Mafalda di Savoia, secondo me a qualcuno qui lo chiediamo, darà fastidio tombinare. Quindi è un problema di visibilità. È un problema di gestione di un. La legge non consente di fare corsi d'acqua interrati. C'è una legge non dello si potrebbe, Stato. Però la legge in questo caso consente di entrare in un parco per intero per fare una grande opera. Non parliamo di legge, stiamo parlando di opzioni. I progettisti lavorano con le leggi, non lavorano con i pareri. Però siccome poi ogni volta si parla di un tubo interrato non è la stessa cosa. Un tubo interrato per brevitarci c'è stato, ne abbiamo pezzo. Trattato con i gestori sotto le strade. Gestori vuol dire Villoresi e gestori vuol dire gli enti tutori che gestiscono. Allora quello che fa la musica alla regia qui è il Villoresi. Non è solo Villoresi, è la regione Lombardia che è
l'ente che autorizza i corsi d'acqua, perché non è, e non c'è nessuno qui. Chiedo scusa, però prima avevo chiesto la parola umilmente per fare un paio di considerazioni a continuità di quanto descritto prima da Pellizzoni. Apro e chiudo parentesi, a parte che chi decide cosa fare e come fare è il committente. Il committente in questo caso è MM, se ho capito, Expo, e che è di proprietà del governo, dello Stato, della regione, del commercio, eccetera. Okay. Detto questo, richiamandomi un attimino, riallacciandomi alla richiesta di sobrietà espressa da Pellizzoni, volevo un attimino fare una riflessione sul Parco delle Cave. Perché avrei chiesto comunque, poi ci ha risposto, ce l'ha detto Pellizzoni, perché ieri c'è stata una verifica in MM dove hanno riconosciuto la fattibilità del processo. Hanno riconosciuto, è corretta questa informazione, perché io da ieri so questa cosa. Le quote ci sono, quindi volendo con un pizzico di impegno. Vorrei richiamare la vostra attenzione, ma soprattutto sulla tua, che qui in gioco non c'è solo il progetto, gli appalti e i capitali investiti, ma c'è il futuro di un territorio delicatissimo come il Parco delle Cave, e mi riferisco che al tracciato che avete fatto voi creerà delle piccole enclave che saranno aperte alla speculazione edilizia, perché voi tagliate fuori dei pezzi di parco che non saranno più parco, e quindi è facilmente ipotizzabile che saranno facile preda di speculazione edilizia. Quindi perderemo altro territorio, ma al di là di questo c'è il futuro politico di questa amministrazione, perché questo sarà un prezzo da mettere in conto. Ora, quando abbiamo un reticolo che è storico di fontanili e, come è stato ampiamente spiegato, richiede degli adattamenti, richiede dei collegamenti, richiede del lavoro, ma rispetta la storia del territorio. In questo modo voi avrete qualcosa, avremo, la città di Milano avrà qualcosa di bello da far vedere ai visitatori, soprattutto stranieri. Completamente a tema, cioè, di Expo. Tra il contado milanese, l'agricoltura milanese, addirittura di epoca medievale. E questo è un valore aggiunto. È sicuramente qualcosa di molto più gradevole, e qui parliamo di, chiaramente è soggettiva la cosa, lo riconosco, ma è sicuramente qualcosa di più gradevole che una sorta di canale, di scolo, posticcio, con una vegetazione posticcia. Non ha senso creare altri canali cementificati quando esiste un reticolo di fontanili, correggimi se sbaglio Pellizzoni, che possono essere utilizzati, no? Non c'è più acqua, bisogna trovare la testa, no. La testa del fontanile, è vero, non l'avessero cementificata, mi riferisco al Misericordia, no, certo, e al Marcionino, mi pare che ci siano stati anche, siano stati espressi degli intendimenti al ripristino di quei fontanili, cosa che è rimasta disattesa, Marchesitaggia per intenderci, però il ripristino del reticolo di Fontalini secondo me offre un valore aggiunto non trascurabile, e secondo me, mi permetto di fare questa richiamare la vostra attenzione su questa riflessione, è da tenere in considerazione anche per il futuro politico. Questa non è una questione tecnica, lo riconosco, perché qui si tratta solo di scelte politiche, e pare che ci sia un input politico preciso affinché l'opera non venga cambiata. È un input politico. È un input politico che però si rivela, temo, ahimè, che si rivelerà assai dannoso. Perché poi quella roba rimane. Poi sulla la continuità di funzionamento, permettetemi di avere qualche dubbio, però lasciamo stare. Secondo me tra poco tempo bisognerà fare dei nuovi appalti, dei nuovi lavori per ricoprirlo, ma questa è la mia personale opinione, in quanto tale vale zero. Mi permetto di richiamare la vostra attenzione su questi aspetti. Le segnalo solo due cose. Allora, lei chiede di non cementificare, infatti è quasi tutto verde, ha solo il fondello in cemento. Nelle altre ipotesi viene chiesto di farlo scatolare per tratti.
Quello scatolare è una soluzione che è stata individuata solo in tratte specifiche, perché una delle richieste, perché poi le chiavi di lettura sono tante, era quella invece proprio su tutti i corsi d'acqua, tendono a chiedere adesso il sistema ingegneria naturalistica, le sponde e la cura particolare del punto in cui l'acqua sfiora il verde, perché dal punto di vista delle formazioni ecologiche, dei corridoi ecologici eccetera, è il punto fondamentale. Questo per dire che ci sono varie chiavi di lettura del tema, come sempre, quindi non è che noi ne abbiamo privilegiato molto, abbiamo dovuto tener conto delle varie chiavi di lettura e anche in alcuni casi di prescrizioni specifiche. Il tema invece è quello di utilizzare tanti fontanili, quello è proprio, tanti tracciati, è proprio incompatibile con un concetto di secondario, perché il canale secondario, perché ha la finalità di portare l'acqua qua al naviglio, ne può anche distribuire sul tracciato, però ha questa finalità principale e per essere gestito come secondario deve avere un tracciato unico, non può essere una serie di rigagnoli che poi in qualche modo arrivano. Per questo che noi abbiamo detto considerate sempre degli interventi poi complementari, in questo caso da Molino Dorino per portare comunque dell'acqua nel reticolo invece minore e con un altri interventi legati alle vie d'acqua, perché poi adesso siete concentrati su questa perché vi riguarda, ma in realtà le vie d'acqua sono 8 progetti, non è solo questo. Ci stanno avviando con gli enti il recupero di alcuni fontanili, proprio delle teste, perché per esempio il Patellani e il Mozzetta hanno problemi grossi di rimettere in pulizia e funzionamento, perché anche quando vengono cementificati vengono in qualche modo annegati in tutto e di più, ce lo sa dire qualcosa il comitato fontanili, perché lì i costi stanno lievitando, perché continuano a trovare, ogni volta che fanno una fattibilità più approfondita trovano dentro che ci hanno scaricato di tutto e di più, e anche quelli partono da fuori, dalla vostra area, ma portano l'acqua nella vostra area perché comunque seguivano le pendenze naturali. Quindi per esempio quella derivazione che adesso viene un po' forzata sul Patellani dalla via d'acqua in caso di necessità, poi potrà invece trovare il suo scorrimento naturale quando sarà recuperato il fontanile. Lei mi sta giustamente le due cose argomentando sono tecnicamente in maniera efficace, assolutamente attendibile e credibile, per cui delle motivazioni tecniche. Sì, sì. Chiudo, perché ho dimenticato una cosa importantissima, ancorché brevissima, perché non andare a creare delle spaccature nel territorio, perché mi piacerebbe che un'amministrazione, una volta tanto a Milano, e mi auguro che voi siate la prima, gettino le basi per una futura tutela dei perimetri dei parchi, che una volta tanto un parco sia definito e rimanga quello, come succede a Londra, come succede a New York, come è quello da centinaia d'anni e nessuno lo può toccare. Qui da noi è tutto il parco è questa entità astratta, stravagante, che può essere aggredita. Marchesitaggia, Ronchetto delle Rane, eccetera, eccetera, eccetera. Parco Sud, certamente. Cioè, poi sappiamo, Luca, sappiamo perché sono state create le due cinture, Parco Nord e Parco Sud, in realtà. Spartizione del territorio. Cioè, siate voi, è una piccola riflessione che vi propongo, siate voi a gettare le basi per una futura tutela dei parchi seria. Certo. Secondo me pagherà anche a livello politico, secondo me. Se vuole dire qualcosa Monetta no, su questa questione, come dire, come scelta dell'amministrazione sulla questione a cui faceva riferimento della tutela perimetrale del parco e del lavoro che state facendo e che sta facendo l'assessorato oltre che l'amministrazione, perché sicuramente adesso il settore Visconti da svariati mesi alla delega al verde, il primo obiettivo, premesso anche che nel mese di novembre è stata approvata dalla giunta una carta di vision sul verde, dove viene come obiettivo dell'amministrazione quello di valorizzare al massimo il tema dei parchi. Credo che con si vede. È un addetto ai lavori, ci sta spiegando. Poi potete condividere, ridere o non ridere, poi io rispetto. No, ma si ride perché mentre lei dice questo c'è il consumo del territorio dei parchi. No, ma passiamo. Abbiamo giù 120 alberi, però ci prendiamo pure nei parchi. Vada avanti, scusi l'interruzione. Ci sono situazioni, beh, poi personalmente 2 mesi che gestisco il verde, quindi forse dovrei essere l'ultimo a parlare, però in ogni caso credo che 2 mesi di aver già preso abbastanza.
ci sono situazioni pregresse che comunque, ai quali l'amministrazione in ogni caso ha dato continuità, dove doveva dare continuità, sta creando degli elementi di discontinuità rispetto al passato su situazioni anche nuove, prospettiva futura, e uno di questi scenari è chiaramente quello legato al verde, quello che diceva prima il signore sulla chiara identificazione di quello che è un perimetro del parco, è sicuramente un tema molto importante, sulla piena disponibilità e fruibilità dei parchi da parte dei cittadini rispetto alla disponibilità di tutti di farne uso, limitandone le occupazioni anche per manifestazioni piuttosto che di altro tipo, è sicuramente all'ordine del giorno dell'assessorato. Credo che è un percorso progressivo, è chiaro che realisticamente nessuno ha la bacchetta magica di dire oggi in un modo e domani sarà totalmente l'opposto. È un percorso che ha avviato un processo graduale giuridico che si vuole portare a casa, che si vuole realizzare. Scusi, il settore parchi e giardini, mi scusi. Io sono rimasto quando lavoravo in comune. Lo sottolineiamo perché comunque. Dico verde agricoltura perché sottolineiamo un tema che anche stasera è stato sollevato dell'importanza dell'agricoltura e l'aver messo assieme il verde dell'agricoltura ha anche questo. Ma sapevate che internamente all'amministrazione erano due ambiti, due settori diversi. Ecco, no, ma non ho ragionato sui nomi. La sostanza è questa. In che modo è stato coinvolto, che lei sappia, visto che è appena arrivato, il settore rispetto all'individuazione di tutte le alberature, le chiamo a rischio, così sembra che non sono un maniaco degli alberi. No, le alberature a rischio, cioè con che criterio si individuano le piante da abbattere e quelle no? Il criterio dell'opera? O ci sono anche criteri di salvaguardia dell'alberatura compatibilmente con l'opera? E alla fine, uguale, ce lo volete dire o no, quanti alberi verrebbero abbattuti? Perché qua non si capisce. Dottor Carra, vado a memoria. Dottor Carra, quello che è giusto che a Piazzale Loreto. Dunque, no, il criterio è stato un coinvolgimento progressivo, però più che il coinvolgimento del passato mi piacerebbe parlare del futuro. Però la mia domanda era su lei lo saprà. Ma lei non lo sa. Quanti alberi sono? Lo so. Quando sono state recintate le aree dello scafo? So. Il discorso, il coinvolgimento che c'è stato nei mesi passati o negli anni passati, so come è avvenuto, so con quali tempistiche, con quali logiche, però non vorrei stare qua andare a riprendere aspetti positivi. No, le logiche ci interessano. No, ma io l'ho chiesto solo come. Sì, Io l'ho chiesto solo come. Sono stati coinvolti dalla società progressivamente. In base a determinate situazioni che si verificano di volta in volta. Da Expo quindi siete stati coinvolti? Sì, c'è stata la tracciatura del percorso, con gli addetti ai lavori si sono visti di volta in volta quali erano gli ambiti interessanti. Però a parte il passato, perché mi piace anche guardare avanti, e siccome ad oggi nessun albero è stato abbattuto, sono fermi i lavori. Ci siamo abbracciati da mesi. Non è stato abbattuto, per cui il processo è chiaro che dal nostro punto di vista, ne abbiamo parlato anche in questi giorni, è trovare tutte quelle soluzioni che legate al percorso consentano di salvare eventuali alberature di pregio o comunque o impattanti o comunque significative, perché anche magari piccole modifiche del percorso, parliamo del percorso attuale, se poi verrà modificato vedremo, stiamo un secondo sul percorso attuale che non so se sarà meno predefinito, piccole modifiche, piccoli spostamenti, che vuol dire magari spostamento di un metro, di due metri da una parte o dall'altra, potrebbero consentire di salvare determinate alberature, soprattutto quelle che dalla valutazione che faranno i tecnici, Carra, tecnico, è una delle persone più esperte ormai che c'è da anni nel settore verde agricoltura, parte già prima mi ha chiamato, sicuramente ci esprimeremo in merito, così facciamo sul resto della città. Cioè le valutazioni che faranno, anche questo in corso d'opera. Le valutazioni adesso, quando il percorso verrà tracciato, avendo esattamente... No, siccome è stato già tracciato in precedenza, non si capisce. Siamo in 2-6-7. Come Piazza Stupari. No, sai che ha detto. Non riprendiamo altri discorsi, stiamo parlando di questo. Detto questo discorso, il nostro obiettivo è quello di dire comunque se si possono fare delle modifiche al tracciato minimali che consentano di salvare degli alberi, c'è già la massima disponibilità da parte di Expo, da parte di MM, di operare questi spostamenti e iniziamo a salvare un determinato numero di alberi, non so se saranno 1, 2, 5, 10, 15, 25, non lo so, adesso
fatte queste verifiche di piccoli spostamenti sapremo dire, tenuto presente anche del rapporto costi-benefici, perché se un albero che merita di essere salvato chiaramente lo salveremo, se il costo rispetto alla tipologia di albero è un albero più tra virgolette insignificante, perché sono tutti importanti, però facciamo una scala di priorità, faremo valutazione. Gli alberi sono 267, quelli che ad oggi sono interessati dal percorso, sono 267 nel parco Pertini, poi diciamo 140 nel parco di treno, arriviamo a 250. Tutti gli alberi verranno comunque, prendiamo 267 o qualche numero inferiore, li ho contati sulla cartina fatta da voi. Gli alberi verranno ripiantati. Con la variante, con la variante, con la variante. Abbattuto uno, rimesso ex novo. La Maltaura è più generosa, dice che ne mette 10 per ognuno abbattuto. Contattiamo la Maltaura. Sì, ma sono di marijuana. Viene a comprare dalla Maltaura, ovviamente. Sì, ma sono di marijuana quelli della Maltaura. Sono di canna. Ho fatto degli approfondimenti, no, sono di meno. Sempre in questi giorni, che le dimensioni degli alberi che dovranno essere rimessi diametro, ma perché alcuni non possiamo trapiantare, sono specie che vanno abbattute, che l'amministrazione rischia di generalmente quando poi si fa le guardie. No, no, sì, sì, no, vedi, ha detto che non è nessuno abbattuto, qua già qui ce ne sono una cinquantina, verranno rimessi in opera, comunque perché c'è il rapporto uno abbattuto, uno rimesso, le dimensioni che standard che l'amministrazione richiede è un diametro di 21-25 circonferenza 21-25 o 26-30 diametro opera, tecnico di supporto, sono delle valutazioni che abbiamo fatto con Expo e verranno attuate, che noi monitoreremo e presenteremo, ancora prima che arrivassi io, con grande attenzione fa sempre. È chiaro che poi, anche andando a vedere sul posto, perché faremo adesso delle verifiche molto puntuali, al di là dei rilievi che sono già stati fatti, con verifica vista, capiremo anche lo stato in cui si trova l'albero. Sapete benissimo che anche l'ordine del giorno, sì, per quello c'è il dottor Carra, devono essere abbattuti per condizioni critiche in quello stesso posto. Si va a vedere se un albero è malato, è dentro nell'opera, così ha un'opportunità per abbattere. Come le bonifiche? Un'opportunità. Quante opportunità? Siamo fortunati perché per una volta anche no, però allora ci controllate tutti gli alberi del parco, non quelli sul tracciato. Andate a fare la visita. Adesso noi facciamo un controllo molto sistematico su diversi anni. Silenzio! Noi li controlliamo, cioè, grazie anche a grazie anche. Lasciateceli però, C'è un controllo, non so, però trovo assurdo che adesso si faccia il controllo. No, lei dice adesso andremo a controllare quali alberi. Andremo a riverificare progressivamente sul percorso in maniera molto più puntuale. Poi, signor Pellizzoni, sono sempre controllate periodicamente. Questo c'è un controllo? Sì, andremo chiaramente. Adesso poi non è che tutti i giorni si controllano tutti gli altri. Se sono sotto controllo, chiedo anche a lei. Vorrei vederlo in nuovo. L'ossessione che abbiamo dall'inizio. Guardi, veramente un'ossessione. La prenda come tale. Ma per quale motivo questa via d'acqua ha un percorso tracciato da recinzioni che fino adesso hanno solo aree alberate? Parlo del Pertini e del Parco. Guardi, è un'ossessione. Se lei viene con me e con noi via Mafalda di Savoia, viene lì, vede che la recinzione comprende solo la parte alberata. A sinistra c'è un campo da calcio, niente. Si prosegue, in fondo ancora alberi. Allora, siccome è successa la situazione paradossale che due addetti della Maltauro ci hanno rassicurato sul percorso dicendosi che in realtà sono stati recintati per salvaguardarli, vabbè, allora ormai tutto è loro, però rendetevi conto, cioè, ma per quale motivo voi del settore avete accettato la logica, ammesso che potevate opporvi, no? Per cui una recinzione la si fa passare solo dove ci sono gli alberi. Guardate che non è uno, cioè, è un'ossessione, ma se andate a vedere è così. Cioè, tutto questo è cominciato anche per questo. Allora, se adesso noi usciamo da qui, ad esempio, anche se mi pare che per ora di terreni per un confronto per ora non ce ne sono,
ad esempio con l'indicazione che io traduco, che se ci sono dei piccoli correttivi, all'altezza dei correttivi le recinzioni vengono tolte, questo non è male come segnale, perché invece in queste ore con Fallonieri le recinzioni aumentano o si annuncia che verranno aumentate. Allora, partiamo anche dal punto di vista che la percezione della gente e le reazioni non possono essere gestite, organizzate all'infinito, perché l'ultima volta ci siamo lasciati che i cantieri stavano fermi fino all'8 e dal 6 che aumentano le recinzioni ed è dal 28, e ve lo abbiamo scritto, che vengono annunciate degli ampliamenti delle recinzioni. E gli alberi rimangono sempre dentro in quell'area. Glielo dico perché forse magari voi non lo sapete. E oggi però ne buttano giù un po'. In via Calcar non hanno mai fermato i lavori. Cantierizzazione. Nuova, cioè, cantierizzazione. E oggi ne hanno buttate giù un po'. Oggi. Questo è l'ultimo dei punti. Delle nuove cancellate che hanno messo. In via Calcar non hanno mai smesso di lavorare tra i giorni di Natale, Capodanno ovviamente. Quello, la parola data valsa poco. Quello che noi possiamo, è più un evento che stavano scavando via Cancano e lì dove stavano scavando già prima. Quello che noi possiamo garantire è quello che io e loro hanno detto per quanto riguarda tutta la questione delle bonifiche, per quanto riguarda le piante, per quanto riguarda la possibilità di parziali, piccoli spostamenti per salvaguardare, no, piante di pregio, anche piante importanti. Il numero ci interessava che fosse chiaro, visto che io ho visto sui giornali numeri tipo 1000 alberi abbattuti nel parco di Trenno e tutte quelle, capisci, se li conti adesso sembra tutti dentro, ma io, perché i fossi vanno di fianco ai filari, perché non ce li andiamo a camminare, lei dottor Moneta, ce li andiamo perché non ce li andiamo a camminare metro per metro questi parchi. Io se vengo chiamato a prendere una posizione e mi dicono guarda che nel bosco dietro casa tua ti tagliano 1000 piante, ma che discorso, no, io firmo 5000, faccio 5000 robe. Se noi vi diciamo che la direzione lavori e tutti coloro che sono preposti indicano quei numeri sull'intero tracciato, al di là della recinzione che può essere stata messa male, noi abbiamo chiesto di mettere delle recinzioni con dei rendering, no, hanno sprecato, e tu c'è, no, i rendering sono dei classi, non sappiamo sprecato, ma sì, ma ho capito, hanno sprecato cosa? Io sì, perché non si può fare un percorso lungo chilometri solamente di recinzioni, lì hanno sprecato tutto il ferro, tutti i soldi che per quelle recinzioni, per avere poi delle strade che non si possono neanche utilizzare per qualche frequenza. Noi siamo venuti questa sera, abbiamo riconvocato una riunione che era in continuazione di quella del 19 per dare queste tre assicurazioni, non per convincerci o per convincervi della bontà di un'opera. La prima era la cosa più importante, un punto era quello sulle bonifiche, l'altro punto era numericamente la questione degli abbattimenti con ripiantumazione comunque già prevista, il numero è quello, tra l'altro quel numero non tiene in considerazione la dorsale ciclopedonale, perché poi noi parliamo continuamente e parliamo solo di canale, c'è già 5 piste ciclopedonali, non riesco, parallele, ma scusa, non lo vuoi, non vuoi neanche la ciclopedonale, ce ne sono già 5, non ci posso credere, comunque non ci posso credere che venga una roba del genere. Quindi noi, questa è la questione degli abbattimenti e la questione del tracciato. Sul tracciato io non lo so, poi sento, a me dispiace che ci siano delle reazioni come se io esprimessi dei giudizi che impediscono delle attuazioni. Ho detto dall'inizio, l'ho detto il 19 e l'ho ripetuto adesso, che per quanto riguarda il ruolo del sottoscritto e dell'amministrazione comunale, noi abbiamo questo tipo di percorso, c'è stata una conferenza di servizi
ed è stata fatta l'anno scorso più o meno di quest'epoca, nel conferenza di servizi che ha visto tutti gli enti, amministrazione comunale, regione, provincia, ARPA, ASL e sovrintendenza con alcune prescrizioni a cui poi loro hanno dato tutte, c'è stata una conferenza di servizi che ha approvato un progetto. Un progetto che noi abbiamo accompagnato con diverse modifiche successivamente in continuazione. Questo progetto è stato messo a gara, la gara ha avuto un esito, l'esito ha prodotto che ha vinto la Maltauro che sta lavorando. Dentro questo perimetro, avendo a disposizione questi mesi, noi possiamo solo decidere se spostiamo alcune, facciamo alcune migliorie o spostamenti che però siano compatibili con questi tempi. Lo so perfettamente che queste cose significa assumersi delle responsabilità, lo so, dentro qui ci passa anche la politica, è la stessa cosa che abbiamo detto alla Darsena, in Darsena abbiamo fatto lo stesso tipo di ragionamento, naturalmente i problemi erano per certi aspetti minori, però anche lì una parte considerevole di cittadini, no? Che ritenevano che quel tipo di osi che era nata era da salvaguardare si è opposta. Abbiamo fatto riunioni, abbiamo fatto assemblee, ci siamo scontrati, alla fine adesso la Darsena verrà fatta, secondo me. Naturalmente nel momento in cui fai queste scelte ci metti la faccia, ci metti anche sai perfettamente che corri tutti i rischi che una politica deve fare. La stessa cosa vale in generale, non voglio dire mettermi in bocca parole che non avete detto, lo dico solo come esempio. È chiaro che la stessa scelta sulla questione se fare o non fare Expo è stata una scelta che ha determinato, che non è stata fatta così. Si è scelto sapendo che una parte, non so se consistente o meno, di cittadini pensano che sia sbagliato. Su questa base c'è una scommessa che l'amministrazione comunale ha fatto a partire dal sindaco perché la cosa possa diventare un'opportunità. Per quanto riguarda il sottoscritto, che l'ha seguita un po' più di altri per il ruolo, considera questo tracciato, questo percorso delle vie d'acqua, una opportunità. Sulla questione delle bonifiche l'ho detto, su altro sono state dette da loro, con Italia Nostra noi e Expo prima ci siamo confrontati, credo che sia legittimo. Ma è questione di una combinatura alla fine. No, ma ascolta, con no, aspetta, io volevo solo finire il ragionamento. Stai difendendo un'idea a prescindere dal volevo fatto solo che fosse chiaro. Che fosse chiaro. Il percorso di Trenno a questo punto, quello alternativo e quello proposto, è legato a due fattori. L'esproprio, il mio personale parere è che non sia così impossibile, stante una volontà politica, cambiare la statura delle cose, è una tombinatura. Allora, voi per un esproprio, una tombinatura, entrate in un parco per chilometri. No, c'era un'altra cosa a cui faceva riferimento. Allora, il problema dell'esproprio e della tombinatura è un problema tecnico, io non francamente anche lì non ci arrivo. Sulla questione degli espropri noi ci sta facendo, non è che si stanno facendo delle verifiche, sappiamo che ci sono delle tempistiche legate a qualcosa ha accennato anche lui. I poteri del commissario unico quando servono voi, quando servono noi spariscono. Dimmi, i poteri del commissario straordinario consentono degli espropri? No. Come no? Ma come no? Non c'è bisogno dei poteri del commissario straordinario. No, ci sono solo bisogno di tempi. Ci sono solo bisogno di tempi. Tu sei messo la parte. Perché non siamo bravi ad attaccare i manifesti? Dice al sindaco di venire qua. Allora, io però su queste cose non sono abituato, per rispetto che ho nei confronti tuoi, vostri e anche del sindaco, no, a dire mettere in mezzo persone che non ci sono. Su questa vicenda, allora io sono delegato dal sindaco su tutta questa partita, ho presentato tutte queste cose in commissione, l'ho presentato e ognuno fa il suo. Io ho detto che chiederò al sindaco di venire a parlare non di queste cose, perché tra l'altro il sindaco ha già incontrato la delegazione su questa vicenda, a parlare di altro, perché è del tutto evidente che non è che il sindaco è il tipo della bilancia
che può sapere tutto di tutto. Ho detto, vogliamo fare un'assemblea sulle questioni delle scelte di priorità per quanto riguarda il bilancio. Io gli chiedo di venire sulla questione delle vie d'acqua, glielo dirò, ma francamente cosa vuole che venga a dire? Il sindaco verrà col sottoscritto, con loro e dirà cosa ne pensate, perché mica può pensare, potete pensare. Quando dovevamo attaccare i manifesti però veniva. Ma cosa stai dicendo? Dai, stai parlando di Giuliano Pisapia. Non la fa di monta, stai parlando. Non la fa di monta, e questa è la partecipazione. Ma io metto in discussione questa partecipazione, ma no. Questa assemblea, a questa sera dovevamo fare una cosa, è andata in un'altra dimensione. Ma non è vero mi avete sentito dire no, non facciamo niente, ma perché non è vero siamo che è andata in un'altra dimensione, è andata nella stessa direzione. Una espropria e una combinatura. E questo è l'ostacolo. Ma esproprio l'espropriatore? Sì, su Trenno l'ostacolo è un esproprio e una combinatura. Il non passare di là è legato a questi due elementi, l'abbiamo detto prima. Su Trenno l'ostacolo è un esproprio e una combinatura. Ma come no? Anche lei ha detto prima, scusi. E comunque sull'esproprio ho detto che c'è un problema di tempi. Ho capito. Ma il potere c'è quando si muove. Ma non quando è. Sì, ma bisogna chiedergli se lo vende o no. A furia di parlare di tempi, sembra di parlare di una bomba orologeria, tu sì, te ne rendi conto. Purtroppo non è né una bomba né una bomba orologeria, è un fatto che sta nelle cose, cioè non è che lo dico io. Le cose stanno nelle cose. C'è un cronoprogramma, ci sono delle robe. Sapete qual è l'alternativa? Che i tempi non ci saranno mai. Sì, ma lo so, ma sapete anche qual è l'altra alternativa? Che non si farà nulla. No? Qualcuno dovrà rispondere, qualcuno dovrà rispondere del fatto che no, tanto non si farà nulla, no, perché l'acqua dal sito bisogna comunque portarla fuori, è del tutto evidente che l'acqua dal sito. Io vorrei sottolineare, scusate, mi è chiaro che chi non vuol fare l'opera, mi è chiarissimo, se questo era il tema ci mettevamo 30 secondi. Falonieri, ti chiama di... Oh, non hai capito? Tu ogni volta massimalizzi. Ma no, io massimalizzo. Prendi un intervento, senti un attimo. Un intervento. Ti stiamo dicendo, a Trenno, stiamo facendo un esempio, i due elementi che impediscono, se non sono scemo, e se non, il fatto di utilizzare un percorso alternativo, fatte salve tutte le esigenze di visibilità di quest'opera, che può diventare parziale, ma di visibilità, sono una tombinatura e il problema degli esproprio. Allora, Chiedo loro, non sono io, se tu... Allora, abbiamo detto prima. È uscito così, no, dalla riunione? No, quando ha sintetizzato ha detto, ne dica almeno due difficili, ha detto, questi sicuri. Questi sono quelli difficili? Assolutamente. E gli altri sono facili. No, non sono facili. Io però, casino, ma mi scusate, conto, io vorrei sottolineare che qui tra le varie opportunità di Expo ce ne stiamo perdendo una che è fondamentale, che è quella che i cittadini, forse adesso siamo un po' arrabbiati ed è sicuramente vero e forse abbiamo i nostri motivi, però si è persa l'opportunità, a parte di sfruttare la conoscenza dei cittadini e dei loro gusti, adesso io la dico come gusti, perché allora a me sembra impensabile che qualcuno di voi non abbia pensato, immaginato, sospettato, previsto, mettete la parola che preferite voi, che i cittadini appena, purtroppo si sono svegliati tardi perché soltanto quando si sono viste le transenne la gente ha capito l'impatto. Però come potevate? Come potevate pensare? Non è una colpa. Avete ancora il sito con le banche? Cioè, la gente pensa che la gente pensa che il canale sia navigabile. I saluti dalle barche. A me piacerebbe discutere. Di Expo, no. La gente pensa che il canale ci abbiamo messo due mesi a fargli capire che era una roba alta così. La gente pensa che il canale sia navigabile. Sì. Così è stato data l'immagine. Così è stata data l'immagine. E quindi bisognava toglierla dalla testa della gente. Poi fanno i rendering coi battelli che viaggiano sul navigo e digli dai le cose navigabili. I falsi. L'opportunità che poi dopo toglierli dalla testa. L'opportunità che si è persa è quella che avete adesso qua davanti. Adesso siamo arrabbiati, però noi vi stiamo dando le nostre competenze in termini di conoscenza del territorio, in termini di ovviamente apprezzamento politico futuro, ma questo può non interessare direttamente a voi, però al momento non interessa. Però comunque anche l'opportunità, perché se Expo deve dare una grande opera,
questa non è una grande opera, è sicuramente un grosso capitale speso, ma non è una grande opera, perché sarebbe una grande opera se si sfruttassero le visto il tema di Expo, che è appunto nutrire il pianeta, e quindi l'agricoltura è quello che nutre il pianeta. Ci troviamo in una zona che è caratterizzata appunto dalla presenza dei fontanili, dalla presenza delle marcite, delle risorgive, che ci invidia tutto il mondo. Vengono a studiarlo, è tipico lombardo, è tipico di Milano. Quindi questa era la grande opportunità che bisognava cogliere, che bisogna cogliere secondo me, perché questa grande opera... Chi la verrà a vedere? Adesso parliamo in termini di turismo. Cioè, lei si aspetta, io adesso le faccio veramente, non è una domanda retorica, voglio una risposta sì o no. Lei pensa veramente che il signor François dalla Francia, che verrà a visitare la nostra Expo, verrà a visitare il Parco delle Cave, il Parco di Trenno, questo che via navigabile, questa che doveva essere la via navigabile? No, non è pensata per quello. Io penso, non è pensata per quello. È pensata per portare l'acqua all'agricoltura del Sud Milano, ragazzi. Ma perché invece non vogliamo che ne abbia? Dov'è la natura del Sud Milano con quel canale? Vogliamo l'opportunità. Ma dov'è? Perché non cogliamo invece l'opportunità di renderla qualcosa di forte anche a livello culturale turistico, dove effettivamente il signor François verrà a visitarla, perché dirà: eh beh sì, effettivamente sono interessanti le marcite, non so come si possa tradurre in francese, sono interessanti i fontanili, l'agricoltura milanese. Questa era un'opportunità che ci siamo lasciati giocare. Siete ancora in tempo. Esatto, io mi chiedo perché non è stato studiato questa opportunità, che era veramente palese. Cioè, io penso che il signore tal dei tali che verrà a Milano per tante ragioni, molto probabilmente, a prescindere dal canale o non canale, nel Parco di Trenno può venire o non venire. È vero, sì, siccome ci sono altre cose su cui stiamo lavorando, è possibile che ci arrivi per altre ragioni, no? Ma non certamente legato a queste. Quello che tu dici è un disco, è una questione che, tolta da... posta così come la stai ponendo tu, mi piacerebbe molto discuterla, perché è possibile che noi abbiamo commesso degli errori, sicuramente uno l'abbiamo commesso, io l'ho detto dall'inizio, no? Forse perché vengo da una zona dove non mi è mai passato neanche lontanamente l'idea che un canale o una piccola roggia o una cosa potesse essere un elemento di disturbo, per me è sempre stato... Ma perché secondo te, che cos'è questa cosa? Secondo te che cos'è questa cosa? Sono più cementati quelli di bosco in città del nostro. Questa è un'opinione tua. Questa è un'opinione. Noi li facciamo. Questo è un Carlo Emilio Gadda ci sputava dentro. Ed era un ingegnere del Politecnico. Guarda, gli ingegneri del Politecnico, qua i documenti che dicono altre cose, per fortuna. Per fortuna. Quindi, basta. Un errore l'abbiamo fatto, che è quello di dare per scontato. Di dare per scontato che la 15 metri, la roggia 15 metri di cemento per due di canale. Dove largo? È largo di cemento. Dove già scavate? Via Marmello, 10 metri di canale. Scusa, la gente è stufa di sentirsi prendere per il culo su Expo. Allora, un conto è il lavoro che viene iniziato, un conto è la conclusione. Via d'acqua sul Wikipedia vuol dire trasporto di cose, di persone. Voi siete dei bugiardi. Non è una via. Dall'opera, dal nome, siete dei bugiardi. Non è una via. E dovreste vergognarvi. Ma per quale ragione? Scusa. Perché non è una via d'acqua. Non è una via d'acqua. No, ma questo è una roccia. Un altro paio di mani. È una roccia, ma non è una via d'acqua. Ma questo è un balto, non è navigabile, ma anche solo. Ma facciamo. La scena, ma che cazzo. Ma vai a vedere in via Malerba, dove è già stata scavata. Non è una roccia, cazzo.
sono passato oggi. Ma non sono andato dai tuoi. Va da un minimo di 8 a un massimo di 12. Un conto, perché questo poi entriamo nel merito di come viene fatto. Un conto è un'opera nel mentre la stai facendo, un conto è l'esito finale. Da 8 a 12 anni lo faccia vedere. No, il canale si è occupato. L'invaso. Tiri fuori una sezione. Dove sotto c'è il cemento? Il cemento 2 metri, sì, ma c'è l'invaso che è 8 metri o 12 metri. Il cemento. Se no facciamo il canaletto quadrato, 2 per 2. L'acqua resta bianca, via il soggetto verde. 40 centimetri di acqua. E poi per giunta ci hanno messo anche il giorno di campagna. Sarà la gente che è andata a voi alla fine. No, io non c'entro. Per fortuna non c'entro, adesso non può attribuirmi anche. Ascolta, ci sono gli specialisti di... Scusa, allora, scienza delle comunicazioni. Cerchiamo, noi abbiamo di fare che. Scusa, allora, tu hai detto. Allora, tu vieni dalla Brianza e hai il legittimo diritto di dire che da voi in Brianza non sarebbe un problema. È un fatto di identità. E io ti rispondo che per un fatto di identità qui è un grosso problema. Lei che è ingegnere, ti spieghi la sezione. Così vede la roggia quanto è larga. Gli lega lei i metri di quanto è larga la roggia. Quanto è largo il canale, lo svaso, l'invaso, eh? Il canaletto da 2 metri a parte. Cioè, in totale, da sponda a sponda. Oh sì, c'è sempre la natura da via. Nei parchi. D'emergenza. Io c'è un problema in generale. Male, Rossi sta chiamando Gio De Castro. Lei sta a fondo. Io sono un marito meccanico, non sono un ingegnere. Lei mi guarda il canale, diciamolo pure, il canale dove passa l'acqua è 2 metri, è vero? Sì, ma io faccio delle sponde di 15 metri. Per quale ragione facciamo nei parchi queste sponde? Per prendere finanziamenti, se no non era una grande opera. Scavi che trasporto terre. Ma figurati, va allargato delle sponde. Questa è la ragione, perché passare nei parchi c'è anche un di sicurezza e quindi basta di sicurezza prevede il canale di 2 metri e poi vicino alle fonte per proteggere i famosi bambini che corrono nel prato, non c'è più un prato, esatto, quando finisce il prato comincia la discesa che va nel canale. Ma voi non avete mai visto come fa il canale? Scusate, io non ho mai visto d'ordine, scusate, cioè, cerchiamo di riportare, si è proprio allargato per evitare che sprofondasse. Fa così, poi fai con lo scavo, poi dopo devi lavorare, devi metterci. Ho capito. L'esito finale è un canale che dovrà essere, non dovrà essere profondo in modo che non ci siano rischi, che dovrà essere largo per fare in modo che la portata dell'acqua. Cerchiamo di riportare la discussione però nei limiti civili. Non è la profondità del ma il buco viene allargato per evitare di essere profondo. Le sponde vengono, come dire, ingentilite, dicono così i tecnici. Ma il bambino non andrà, sicuramente non c'è un metro e mezzo che va dentro. Fa un raggio dei bambini. Per favore, ricordiamo. Prima il progetto che ha detto Luca Trada di passare sotto le strade e andare direttamente, quindi evitare parco aperto e parco di treno, non ci siamo capiti dall'inizio. Ma è impossibile perché una cosa del genere comporta che riparti tutto da capo. Ha detto che è una riflessione, non ha detto che deve ripartire da capo. Ha detto che su 2 piedi non sapeva dirlo. Ma sì, tecnicamente come fattibilità. Ma scusate, ma se io arrivo secondo in una gara sulla base di un percorso e mi vedo alla fine un progetto che è completamente modificato,
certificato. Io come minimo faccio un'istanza di no, lo so che non è un problema vostro, ma infatti il problema tuo è quello di non farlo, lo so benissimo. Il problema vostro è quello di farlo con un carabiniere di 20 metri come una balsuta, te lo dico già. Va bene, finisce così. Vai, no, ma no, no, ridiamo di questo. Date Cesari, due mesi fa, il comunale me l'ha fatto dicendomi che non ero di treno, attenzione. Ma di che cosa stai parlando? Scusa, a me mi dici delle cose, perché mi dici queste cose che scusa, hai detto? Scusa, la De Cesari sarà qui, è qui, la vedi la De Cesari? Sì, perché mi parli di cose che la De Cesari sa? Le stesse cose, le sento uguali da troppo. Ma le senti uguali, perché per forza di cose noi dobbiamo fare questo ragionamento. Attenzione. Cosa vuoi fare? Che io faccio un progetto per cui io comune di Milano metto faccio un'operazione di modifica tale per cui con questa è la discussione io me ne vado perché era già tutto deciso nel senso così non ha senso. Io c'ero, molti avrei avuto c'ero. Di meglio da fare. Cambiato tutto. Chiaro, no? Ci fosse stata la Moratti saresti stati con noi. Il primo maggio del 2015 apre i battenti, mentre sul Galaratese, sulla metropolitana si poteva allungare i tempi e quella roba lì. La differenza è tutto qua. Ma ascolta, ma io si è speculato, non è responsabilità. Comunque io ho un'altra cosa. A me spiace il suicidio del centro-sinistra. Comunale ci prendo per il culo tutti quelli che hanno votato la Moratti. Che rappresenta l'amministrazione comunale, è inquietante che venga detto che siccome si fa un'opera che è pericolosa, ma chi ha detto l'ha che appena pericolo? Detto lei, perché ci io ho detto che è pericolosa. Se si fa un'opera, allora se si fa un'opera di un metro e mezzo. È assurdo che l'amministrazione comunale, in un'area liberamente frequentata da tutti, bambini, anziani, persone, voi fate un'opera pericolosa. No, non mi può far dire una cosa che non mi può far dire una cosa che io non ho mai detto. Diciamo noi che io non ho mai detto una cosa del genere. Non l'ho mai detto una cosa del genere. Non ho mai detto una cosa del genere. Diciamo adesso, qual è il pericolo? Ma quale pericolo? Certo, se io faccio anche una sessione così. Adesso non c'è pericolo perché c'è il prato. Ma se poi quella roba lì, lei ce l'ha sulla cosa. Quella roba lì, dopo sei mesi finita la. Scusate, finito lo sforzo, diventerà la fognatura. Dopo sei mesi c'è da fare voi a fare. Siamo. Avete visto? Scusate! Oh! Devono ascoltare le posizioni. Noi siamo venuti qua con l'idea di informare su quello che abbiamo fatto e su come, quali sono le garanzie, di mettere in discussione, di prendere in considerazione delle varianti che non andassero nella direzione delle modifiche a cui facevo riferimento. No, noi abbiamo fatto delle proposte. Le proposte che fate voi sono proposte che mettono in discussione. Ma non è vero, non è vero. Tu stai parlando di un'altra cosa, sto parlando. E beh, io sto rispondimi su quello, per favore. Sul treno ti ha risposto loro. No, allora senti un attimo, con Confalonero. Per cortesia. Alle cose poi alla fine bisogna sempre dare un senso, qualunque esso sia. Sul treno ti hanno risposto loro. No, ho capito, le loro risposte penso di averle capite. Adesso il ragionamento si sposta sul piano politico, che a noi piaccia o no. Perché sennò la conseguenza è politica, con tutti gli annessi e connessi. Allora, hai appena detto che la soluzione di cui parlava prima Luca Tratta, cioè eliminare il passaggio al Parco Pertini. Parliamo di Torino, non si può fare perché è stravolge. Primo, il subordine. Non si può fare il percorso alternativo di treno d'Italia Nostra perché ci sono due problemi, li avete detti voi, la tombinatura e il problema degli espropri. Dal nostro punto di vista sono due problemi risibili. Okay. Voi avete la responsabilità politica di valutare se sono risibili o meno. Se tu dici di no, anche io le non obiezioni ho detto. Al porto delle gare. Anche le obiezioni io ti ho detto che alla luce di quello che mi è stato detto, scusate, cioè io non sono né un tecnico, scusate, né io ho un altro ruolo. Noi abbiamo preso in considerazione questa ipotesi, l'abbiamo verificata, l'abbiamo verificata ieri stesso, abbiamo concluso una riunione insieme. Come dire, arrivati a delle conclusioni che sono state proposte. Okay. Tu mi dici che la questione degli espropri si sta cercando di capire la tempistica di quella. Tu mi dici che la questione è risibile perché i tempi ci sono, perché la tombinatura non è un problema, dal nostro punto eccetera, di vista, accettala per quella che è. L'accetto per quella che è, perché è del tutto evidente che se per quanto riguarda me, ma per quanto riguarda Expo e per quanto riguarda tutti, se
io potessi fare gli espropri nell'arco di un tempo relativamente breve e sulla combinatura le quote, quelle cose lì ci sono, ma perché non dovrei farlo? Allora fateli. Perché non dovrei farlo? Perché evitate uno scontro che è drammatico. Fateli. Fatemelo dire con la sua... Allora, fateli. La situazione è con la proprietà Ligresti, che oggi è gestita solo da un curatore. I curatori lavorano solo per passaggi formali. Cioè, l'accordo con la Sciura Maria, proprietaria del fondo, come sostiene sì. Probabilmente con un curatore fallimentare, perché la legge, cioè, lui fa un mestiere. Senti, ce l'ho anch'io un curatore fallimentare in casa, sto chiudendo l'azienda, non mi venire a raccontare queste cose. Guarda, curatori fallimentari, non ne siete venuti fuori, bisogna venirne fuori. Se volete evitare uno scontro che diventa pretestuoso a causa solo dei vostri problemi, guarda che un curatore fallimentare gli si parla, ti presento io le persone che gli parlano. Sì, ma è uguale. Perché purtroppo me ne questo è il limite del fatto. Allora, il secondo ragionamento è figurati, sono secondo ragionamento. Inoltre noi vogliamo che per il parco delle cave non venga distrutto il parco. La combinatura estesa è una situazione che non abbiamo detto prima. Noi l'abbiamo fatta su Supertini, ripristinare una richiesta che è arrivata a gran voce e su cui ci siamo. Il riprendere la terminatura immediatamente qui, cioè a 300 metri di distanza, è dal punto di vista idraulico un non funzionamento, nel senso che gli impianti. I corsi d'acqua vivono scoperti, c'è una legge dello Stato su questa cosa qui. Ma c'è anche il parere del CSLLP, lascia perdere queste cose. Però faccia prima una considerazione. Perché sennò dobbiamo riaprire tutto il capitolo del perché non sono state seguite le indicazioni di conformità del Ministero, il CSLLP che sarebbe vincolante anche a livello europeo. Lasciamo perdere. Qui bisogna trovare una soluzione che eviti uno scontro pretestuoso, perché già lo scontro c'è. Allora, tombinatura e espropri sono due punti su cui la legge a questo punto, per cortesia, visto che siamo in regime di deroga completa a qualsiasi cosa, di sospensione della legge per Expo, allora per cortesia bisogna ragionarci, perché se voi non ci ragionate vi assumete tutta la responsabilità, poi noi faremo quello che possiamo. Non funziona il stesso Allora, c'è il divieto assoluto a coprirli. Lei ha citato per legge che funziona. E allora perché dal punto di vista idraulico o per legge. Però faccia le due considerazioni. E allora distinte. Poi vediamo sulla legge. L'eccezione, no? Possiamo fare un'eccezione dietro l'altra. È il percorso dall'Expo a qual è il discorso di priorità? Tranne che nei parchi, cioè la vita della cosa. Cosa vuoi chiedere? La gente continua a sbattere. Alberto! Questo canale. Ascolta, tombone di Iona viene a sferire delle acque, ma non delle acque che vanno in fogna, ascolta lui. Mi chiama anche qua, io che devo fare. Ma lui lo conosco, lei no. Silenzio. Dall'altra parte del tavolo. Ma se concettualmente si riduce tutto a una questione idraulica, dico, quando siete lì in via Iona, dovete portare via l'acqua, perché non entrate nel fugone detto Merlata, che va giù di fianco al cimitero, passa sotto il fiume. Fugone Merlata e Guisa, ma stavo scherzando, in Guisa abbiamo il divieto assoluto di scaricare dentro, è già in crisi idraulica. Divieto di chi? Di chi gestisce il reticolo, dello Stato, cioè, allora per cortesia cercate di calmarvi tutti, esiste un'autorità idraulica, l'autorità idraulica è l'unica che ha tutto il monitoraggio complessivo sui fiumi che sono in crisi o non sono in crisi, in questa zona sono in crisi tutti. Il magistrato del Po di Parma? Yes. Autorità idraulica, no, è la regione per questo reticolo, però in questo momento sono tutti in crisi e tutte le cose che si va a discutere non si possono più coprire, non vogliono cose tombinate. Lo scarico. Ma gli è stato chiesto se possibile. Ma certo, allora lei guardi i pareri, visto che siete bravi a guardare i pareri, l'autorità idraulica dice siamo pagati per quello, però, siamo cittadini, ma tutto no, il resto. Perché continuate a dirci un parere quell'altro? L'autorità idraulica ha proprio detto che lo scarico
fatto nel Guisa, nel deviatore Olona, chiesto per collaudo cose, può essere fatto solo quando c'è un livello molto basso e solo in certe condizioni ottimali, cioè praticamente quasi mai. Chiedere una deroga? No, non si può perché va in crisi, sono in pressione, cioè vuole che saltino i tombini per Milano perché quello è troppo pieno, cioè di questo stiamo parlando. Troppo saltano ogni volta che piove. Troppo piante. Cioè il Guisa è già sotto, per loro è già in difficoltà, Devia Corolone è già in difficoltà perché è sotto il io mi fido, mi dicono loro che sono tutti in sofferenza, hanno danni per me. Noi li abbiamo cercati, questo canale d'acqua non mi piace fare quello che dice. Scusi, ma il Guisa quando piove non si può scaricare niente. Scusi, il Guisa non è previsto come prescrizione, tant'è vero che gli abbiamo detto che sono regolate in modo che quando il Guisa è pieno non si può scaricare. Il deviatore Olona mi ha detto che è molto profondo, ma io non so dove finisca. Dopo il naviglio ha un imbuto e lì tende a uscire, quindi stanno diminuendo i carichi perché hanno avuto problemi sul deviatore Olona. L'altro problema è che abbiamo chiaramente, sappiamo tutti quando piove così. Scusi, questo canale, questa via d'acqua è compresa nello studio di, dell'Aico del 2000-2003 del letto Olona Lambro? Sono nei parchi, la volete? C'è uno studio del la comunità di Pacini, questo canale d'acqua è compreso in quello studio. La città sono nei nostri tre parchi, la volete? Sì, e allora scusi, come fa? Scusate, allora sei indipendente. Dato oggettivo è questo qua. No, non è che indipendente, se deve scaricare dentro il reticolo che è naturale, idrografico naturale. Scusa, ma quindi loro hanno un progetto di gestire il reticolo finale, serve per quando se il reticolo finale dicono che salta quando c'è pioggia, non deve scaricare dentro. Cioè tu puoi fare, ma fra un po' prima poi diranno anche che non si possono più fare insegnamenti che buttino l'acqua dentro le foglie vuote per le depurazioni o per l'acqua meteorica, perché non si può continuare a riempire tutto d'acqua mandandola sotto così. Allora il problema è sempre quello, quindi una grande pioggia meteorica potete scaricare dopo il mezzometro, potete scaricare, non mettono perché sono matte, loro cosa gli importa? Poi viene fuori il casino, la pioggia maggiore vengono fuori i problemi su un'area contaminata, quindi quando uno ha questi sistemi devono essere regolati in modo che non è la soluzione è e depurare le acque, anche quelle dei fiumi. Va bene, che non c'è bisogno del villorese per portare l'acqua. Il tambino, non so quanto ci mettiamo, allora sono 20 anni che stanno cercando. Però se si spendono i soldi in queste opere anziché nella depurazione, saremo sempre cosa, il villorese è del comunque 1800, secondo te la miglia ancora precedente, hanno sempre preso dai grandi fiumi. Comunque con quel canale sulle vie di Lorenzo la domanda è uguale anche a voi, che parte è andata. Andate, il problema dell'inquinamento è sull'Ambro, ce ne ho già dati, no, per dire che la rete di Lorenzo comunque si sa per l'agricoltura ben mesura dal Ticino fino a Dante eccetera, già nell'Ottocento c'è una tutta l'area, va bene, dai, ci siamo capiti, non è un'opera di io devo dare che perché sono a metà dal Ticino all'Adda, questo che voglio dire, come infatti dove passiamo noi, ce l'abbiamo circondato di Lorenzo. Non c'è un collegamento tra canale e Guisa, non c'è un collegamento adesso puoi parlare. Ma appunto, allora l'hai fatta anche tu, ce ne puoi lasciare, tu sei quello che chiudeva la Monza Volterra, io volevo tenerla aperta, qui ero aperto, la battuta è sul canale, tu qui stai facendo quelli che chiudevano la Monza Volterra, sì, in piazza 3, non la domenica, quando vi dico, più, sì, signori, mi dispiace per te. No,
No, grazie, no, 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 mangiare, non solo per noi, ci sono anche per gente che vabbè. Vabbè, però questa storia deve anche finire, perché ogni volta che io mi trovo a discutere, viene fuori il discorso che noi abbiamo votato, non abbiamo votato. Vabbè, ma infatti non succederà più, guarda, guarda. Tu fai un piede di più, fai una dichiarazione, qui dici io l'ho votato, l'ho sbagliato, per aver finito quindi ho sbagliato. No, falla una dichiarazione, sbagliato, me lo ripeti tutte le volte. Perché ricordati che la decentra è un testimone la zona, oltre a Basilio Rizzo, la seconda che lo ammette. Questa